Siamo con Mimmo Verdesca e Leo Bullotta, la presentazione del film Per il mio bene. Buongiorno, benvenuti su SMS News. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io partirei con una domanda al regista e poi arriviamo anche da Leo Bullotta. Al regista volevo chiedere come è nata l'idea di questo film che racchiude tante tematiche importanti e tanta anche poesia, sia a livello visivo che a livello proprio di racconto. È una storia che inseguivo da tempo, in realtà inseguivo una storia che potesse diventare un film di finzione, il mio primo film di finzione dopo tanti, diciamo, docufilm. E questa storia, quella appunto di raccontare una donna di 45 anni all'interno del suo nucleo familiare e con una serie di problematiche che in qualche modo andavano poi a disturbare il tutto, è nata... Ecco, l'ho incontrata e non l'ho più lasciata, è maturata con me, insieme poi agli sceneggiatori Monica Zappelli e Pierpaolo De Meio, abbiamo sviluppato questo racconto e mi ha guidato sempre l'aspetto emotivo, perché è quello che poi mi guida sempre nelle storie che faccio, al di là del genere e del linguaggio, insomma. E in questo caso, appunto, mi è sembrato ideale raccontare come la vita di questa donna potesse essere sconvolta da una notizia che riguarda il suo stato di salute e poi di conseguenza quello che comporta risolvere questo problema con una serie di scoperte sconvolgenti. Leo Bullotta interpreta il personaggio di Luciano, un uomo un po' arido, avido anche se vogliamo, no? Che pensa semplicemente ai soldi e non magari agli altri, no? Un po' egoista. Quindi volevo chiederle riguardo questo personaggio che cosa l'ha più colpita entrando appunto all'interno di Luciano. Diciamo, è il personaggio maschile di questa storia, di questo film, dove va al seguito di tre storie sulla maternità, sul bisogno d'amore, sul ritrovare una vita, ritrovare se stesse. Questo è molto importante, soprattutto in questo momento, su quello che accade attorno a noi, farsi delle domande. È cinico Luciano, è l'emblema del maschietto ipocrita, finto, che cammina soltanto guardando davanti al suo somaro il denaro. Quindi la parte, diciamo, come l'uomo è ridotto così in basso, di fronte a tre figure assolutamente importanti per le domande che ci sono in questa storia. E a mio modestissimo avviso è una storia che prende lo spettatore in pieno, perché lo spettatore è diventato chiuso come un riccio, però vuole parlare, vuole sentire, ma non ne ha più forza, non ha più questa carica. Però quando si trova a guardare una storia del genere, a seguirla, lentamente rapisce lo spettatore e lo porta dentro alla storia. E questo fa sì che vengono fuori nello spettatore tutti i fantasmini che ci portiamo nell'anima. Scuote, è importante. È un film, a mio avviso, con domande assolutamente importanti, non solo per le donne, ma anche di fronte ad una riflessione maschile. Che è quello un po' che dovrebbero fare anche le arti, no? Di far riflettere, di smuovere un po' le certo. coscienze su tante tematiche. Proporre importanti. Delle riflessioni, non cercare delle risposte. Io credo, almeno nel mio caso, io non ho cercato delle risposte, ho semplicemente osservato le reazioni emotive agli eventi che raccontavamo per smuovere le coscienze, per proporre una riflessione che poi lo spettatore può accogliere come crede, come sente, secondo il proprio sentire, il proprio carattere. Questo è molto importante, insomma. Non ci sono pregiudizi. Assolutamente no, nessun pregiudizio. Una storia priva di pregiudizi, come dice appunto il regista, che con dovizia di conoscenza, professionalità, talento,
ha avuto modo e maniera di poter realizzare questa storia di oggi, ed è una storia che bisogna vederlo questo film, perché il titolo di questo film è Per il mio bene, e io penso che sia anche per il bene vostro. Vi aspettiamo al cinema. Grazie mille. Prego.